Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura, oggi è la giornata del Super Green Pass, è entrata in vigore proprio oggi questa norma, ma soprattutto il Green Pass per gli autobus, quindi proprio sul trasporto, autobus, tranvia. E Chiara Valentini ha seguito per noi proprio questa mattinata. Guardate com'è andata. Si sono registrati grossi problemi in Toscana nel primo giorno di controlli per il Green Pass. Due i grossi cambiamenti in vigore da oggi fino al 15 gennaio. Il primo riguarda il fatto che il Green Pass è necessario anche per salire su tranvie e bus urbani e extraurbani. Autolinee Toscane era presente in circa 25 fermate a Firenze, con un'ottantina di uomini in più in tutta la Toscana per fare controlli a campione sui passeggeri in salita o in discesa. Lo sarà per tutto il periodo delle festività, dalle 6.30 alle 19.30. Con loro una pattuglia della Polizia Municipale pronta a intervenire in caso di problemi. Gli unici che possono controllare anche i documenti o comminare l'eventuale sanzione amministrativa di 400 euro. Un cambiamento che in generale è stato ben accolto. Mi rassicura, sì. Magari ce ne fosse di più. Meglio controllare, mi sembra. Quando si fa vaccino, allora è meglio. No, non mi ha dato fastidio, penso sia giusto. Nessuna criticità è stata segnalata da FS sul fronte del trasporto ferroviario in Toscana, con controlli effettuati dalla Polfer in bar e ristoranti all'interno delle stazioni. Anche le forze dell'ordine sono state impegnate in controlli a campione alle fermate, ma anche con la Polizia Municipale, nei mercati. Quasi tutti in regola, chi non ha il Green Pass è perché ha il certificato di esenzione o un pass non valido perché straniero. L'altra novità riguarda un rafforzamento delle restrizioni per i non vaccinati. Chi ha il Green Pass da tampone, quello base, non potrà più sedersi all'interno di un bar, consentito il bancone, al ristorante, andare a teatro, al cinema, in discoteca o allo stadio. Il governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti, ma in generale per moltissime attività occorrerà essere vaccinati o guariti dal Covid. Non occorre fare niente, l'app che controlla è già stata aggiornata e rileva se si è in possesso del Green Pass base o di quello rafforzato. Una misura che piace ai commercianti. Beh, questa è l'assicurazione, la garanzia di non dover chiudere, perché sarebbe un colpo di grazia. Il Green Pass rafforzato o Super Green Pass, il presidente Gianni ha detto nessun contraccolpo in Toscana e per il sindaco di Firenze Nardella, Firenze tutti agenti in strada per i controlli. Il servizio di Gigliola Caridi. Ha fatto un po' il controllo della situazione e vediamo che effettivamente non vi sono stati contraccolpi nel funzionamento dei mezzi pubblici o nell'accesso a uffici pubblici proprio per l'entrata in vigore del Super Green Pass da stamani. Così il presidente della regione Toscana, dopo aver preso visione dei risultati dei primi controlli con l'entrata in vigore delle nuove regole. Nessuna criticità anche a Firenze. Abbiamo dato un input di massimo rigore sul territorio, specialmente nelle zone interessate dalle segnalazioni dei cittadini. Poi è chiaro che le prime ore, i primi giorni non possono essere all'insegna della repressione, perché dobbiamo dare alle persone il tempo di abituarsi, di organizzarsi, quindi da un lato rigore, dall'altro buonsenso, ovviamente applicando le direttive e le regole che ci vengono dal governo e dalle autorità di pubblica sicurezza. Abbiamo sguarnito gli uffici per mettere gli agenti in strada, quindi massima priorità mettere agenti in strada, fuori dagli uffici, tutti in strada, perché questo Natale per noi è cruciale. Intanto la regione si prepara all'apertura di nuovi hub vaccinali dopo quello del centro Rogers a Scandicci nei prossimi giorni a Livorno e a Carrara. Per quanto riguarda la vaccinazione dei bimbi dai 5 agli 11 anni, Gianni ha affermato che domani verranno decise le date per le prenotazioni e poi, dopo il confronto con Roma, il giorno in cui far partire materialmente le vaccinazioni. Comunque entro le prossime vacanze di Natale. E a Firenze il turismo si sta riprendendo, però per Natale vincerà il last minute. Vediamo. Il calo del turismo a Firenze nel 2020, il primo anno della pandemia, è stato vertiginoso, fino all'80% in meno di pernottamenti, dai 16 milioni di persone ai 3 milioni e mezzo.
Questo è il quadro che fa il direttore di Confcommercio, che registra però una ripartenza nel 2021. Una ripartenza lontana ancora dai livelli del 19 ovviamente, ma una ripartenza che è stimata a fine anno in un più 60 dei turisti stranieri, principalmente, quasi esclusivamente direi, europei, e un più 11% per quanto riguarda il turismo italiano. Ancora però, è bene sottolineare, lontani dai livelli del 19, di circa un 40%. Segnali positivi per il Ponte dell'Immacolata sono sottolineati dal Centro Studi Turistici di Firenze, ma nessun pienone. Poche le prenotazioni anche per le prossime settimane, si spera nel last minute. Siamo in una situazione di estrema incertezza per anche questa evoluzione della pandemia, e questo evidentemente comprime, rende incerte anche le previsioni dei turisti, anche dei consumatori. Quindi ecco, si gioca veramente sull'ultimo miglio per le prenotazioni. Nel 2022 la probabile ripresa. Noi speriamo di sì, guardi, il PIL è dato in area complessiva fiorentina, come dicevo, a un più 7%, trainato molto dall'export, ancora molto rallentati però sono i consumi interni. Quindi superiore la crescita del PIL alla media nazionale, che è del 6,2-6,3? Dovrebbe essere un rimbalzo anche superiore, però ripeto, molto molto trainato dall'export. I consumi interni, quindi i consumi delle famiglie, e quindi sono questi ancora piuttosto cauti, piuttosto rallentati. E ora andiamo nella provincia di Prato per l'omicidio avvenuto a Comeana. Ci sono novità: è stato trovato e arrestato il presunto killer, è in fuga da 11 giorni, è stato trovato, era nascosto in una fitta camera a Firenze. Ci racconta tutto Nadia Tarantino, vediamo. È durata 12 giorni la latitanza di Stefano Marrucci, il pluripregiudicato di 55 anni ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Gianni Avvisato, culturista di 38 anni ucciso a colpi di pistola il 24 novembre sulla porta di casa in via Boccaccio a Comeana. Marrucci è stato arrestato la notte scorsa in una fitta camera in via Catalani a Firenze, non lontano dall'appartamento nel quale stava scontando gli arresti domiciliari. A sorprenderlo nel sonno, senza dargli la minima possibilità di reazione, sono stati i carabinieri. Abbiamo cercato di sfruttare l'effetto sorpresa. Il nostro personale è equipaggiato anche per lavorare in orari notturni in assenza di luce. Il pregiudicato dormiva con una pistola a portata di mano, un'arma semiautomatica calibro 9 con il colpo in canna e il caricatore pieno. Secondo gli investigatori, la pistola, il cui furto è stato denunciato a Livorno nel 2014, è la stessa utilizzata per l'omicidio. Marrucci era in compagnia della moglie, una cittadina peruviana sposata la scorsa estate, di tre sue connazionali, tre sorelle con cui non ci sarebbe però nessun rapporto di parentela. A mettere i carabinieri sulle tracce del pregiudicato era stato, meno di 24 ore dopo l'omicidio, Andrea Costa, manovale fiorentino, fermato praticamente subito. Agli inquirenti ha sempre detto di aver fatto solo da tassista a Marrucci. L'aspetto più complesso e difficile, che ha comportato un notevole dispendio di mezzi anche tecnologici e di acquisizione sul territorio, è stato quello relativo alla cattura, che per fortuna è avvenuta in tempi abbastanza rapidi e con modalità incruente. Procuratore, che cosa si può dire sul movente? Sul movente non abbiamo ancora delle certezze, l'attività di indagine sta proseguendo. Risale a una decina di anni fa l'unico collegamento certo tra Stefano Marrucci e la famiglia Avvisato, in particolare fra il pluripregiudicato e il padre del culturista. Si parlò di una rapina e non è escluso che proprio vecchi rancori riconducibili a quel fatto possano aver portato al tragico agguato. E sul Moby Prince non ci sono atti secretati, è la risposta del Premier Draghi alla commissione d'inchiesta presieduta dal deputato livornese del PD Andrea Romano. Vediamo. Sul disastro Moby Prince, 140 passeggeri morti nello scontro tra un traghetto e una petroliera a Livorno il 10 aprile 1991, non risultano atti o documenti che siano soggetti a classifiche di segretezza. E quanto ha risposto il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla commissione d'inchiesta presieduta dal deputato PD Andrea Romano. Inoltre, prosegue la lettera di Draghi, non risulta che siano stati apposti limiti all'accesso della documentazione in possesso del Comando Generale o della Capitaneria di Porto a seguito delle richieste formulate da parte dell'autorità giudiziaria e delle commissioni parlamentari.
Draghi prosegue affermando che tale dolorosa vicenda rappresenta certamente una ferita aperta per l'Italia. Condivido pienamente, scrive, la necessità di impegnarsi per la costruzione della verità sui fatti e far luce sulle responsabilità e sulle circostanze che hanno causato l'immane tragedia. Andiamo nella provincia di Arezzo. Prendevano di mira anziane e con la scusa di aiutarle le derubavano. Una banda di disoccupati è stata fermata dai carabinieri. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Avvicinavano le donne intente a caricare la spesa sull'auto e dopo averle distratte con una scusa, sottraevano loro la borsa contenente il denaro e le carte di pagamento. I carabinieri delle stazioni di Camucia e Castiglion Fiorentino, al termine di indagini approfondite e dopo qualche giorno rispetto agli eventi, hanno individuato e denunciato un gruppo di tre uomini, un 61enne residente a Milano, un 34enne ed un 27enne disoccupati, gli ultimi due stranieri, dediti al furto con destrezza nei parcheggi dei supermercati. I carabinieri, a conclusione delle indagini eseguite in collaborazione con i colleghi della compagnia di San Giovanni Valdà, hanno raccolto molteplici indizi che hanno consentito di individuare i tre come gli autori di due furti il 1 dicembre a Camucia e Castiglion Fiorentino. In questo caso erano state prese di mira due pensionate. Complessivamente il bottino delle due borse ammontava a carte di credito, un iPhone 12 e alcune centinaia di euro in contanti. Le indagini subito avviate dai carabinieri hanno permesso di individuare ed identificare i tre uomini, che sono stati poi intercettati nel territorio di San Giovanni Valdarno grazie alle indicazioni fornite dai colleghi di Cortona da parte dei carabinieri valdarnesi. Sono in corso ulteriori e specifiche attività investigative finalizzate ad accertare se i tre possano essersi resi responsabili di altri eventi criminosi di analoga natura accaduti recentemente proprio in Val di Chiana. E ora andiamo a Pistoia perché la città prema gli angeli anti-Covid, ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli. Hanno aiutato la città durante la fase più dura della pandemia e continuano a farlo anche adesso, supportando l'attività dei sanitari nei centri vaccinali. Per questo circa 60 associazioni e proloco pistoiesi sono state premiate dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e dalla vice sindaco e presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti, nel corso di una cerimonia che si è svolta alla cattedrale dell'ex Breda. A ciascuna associazione è stata donata un'opera dello scultore Dario Longo dal titolo significativo Stretta di mano, realizzata appositamente in 70 pezzi numerati. Sì, un ringraziamento da parte dell'amministrazione, di tutta la città, a chi ci ha aiutato durante la pandemia e anche durante la campagna vaccinale che sta andando avanti. Senza di loro non sarebbe stato possibile organizzare una macchina che ha fatto vaccinare migliaia tutta la nostra concittadini, ha distribuito centinaia di migliaia di mascherine. Io penso che la città tutta con loro si sia sentita meno sola e abbia avuto garantiti dei servizi che altrimenti non saremmo riusciti ad organizzare se non con il mondo del volontariato. Un'organizzazione capillare che ha funzionato. Come ha fatto a funzionare così bene? Ha funzionato perché c'è stata la volontà di tutti di fare al meglio ciò che si doveva fare, perché l'obiettivo era molto alto e in questo caso si è superato quelle che potrebbero essere anche le piccole discussioni e quisquiglie che avvengono in altre situazioni, ma in questo caso l'obiettivo era più alto, vaccinare il più possibile in sicurezza i cittadini. Torniamo a Firenze, la rigenerazione dell'area dei lupi di Toscana è un esempio calzante del concetto di ricucitura, una ricucitura che chiede un approccio anche più efficace e moderno. Lo spazio pubblico è un punto di forza di questa rigenerazione, preciso, non stiamo realizzando un quartiere dormitorio, stiamo immaginando un quartiere multistrato che includa generazioni diverse. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella intervenendo in consiglio comunale sulla delibera ex lupi di Toscana. Sui recuperi urbanistici in città il sindaco ha fatto alcuni esempi come Sant'Orsola o l'ex tribunale di Piazza San Firenze. Servizi per l'infanzia di Pistoia, un'eccellenza lunga 50 anni. Vediamo.
Storia di eccellenze lunga 50 anni, quella dei servizi per l'infanzia del comune di Pistoia, una storia che il sindaco Alessandro Tomasi, l'assessore all'istruzione Alessandra Frosini e la dirigente Federica Taddei hanno voluto ricordare all'asilo Lago Mago, anche attraverso le testimonianze che sono arrivate dall'Italia e da diversi paesi del mondo, tra cui Giappone, Brasile e Stati Uniti, le cui delegazioni negli anni hanno più volte visitato i servizi per l'infanzia di Pistoia, considerati appunto un'eccellenza. È una bella sensazione, soprattutto per i nostri bimbi e le nostre famiglie, ma non possiamo fermarci, non l'abbiamo fatto. Abbiamo inaugurato nuove strutture, una in montagna alle Piastre, 106, inserendo un nido che ci rende particolarmente orgogliosi. Abbiamo anche progettato con i privati 106 e siamo prossimi in un'altra struttura a sperimentarne uno nuovo. A breve inizieranno anche lavori per un nuovo nido a Pistoia, nuovo spazio 06, che è quello del Melograno. Quindi noi abbiamo partecipato a un bando, abbiamo vinto oltre 2 milioni di euro per la ristrutturazione e lì faremo un nuovo spazio 06. Quindi in centro ci sarà ancora un luogo dove poter accogliere bambini. Sono 553 bambini che sono accolti nei servizi sia privati che pubblici, perché noi abbiamo un sistema integrato 03 e riusciamo a raggiungere il 43% dei bambini, offriamo un servizio al 43% dei bambini in questa fascia d'età, che è una percentuale altissima. Pensate che a livello europeo è richiesto il 33%, il PNRR si è dato come obiettivo il 40%, Pistoia è già al 43%. Voltiamo decisamente pagina, parliamo del Natale, Firenze si illumina, torna il Festival delle Luci, ci racconta tutto Caterina Gonnelli, vediamo. Torna FLIGHT, Firenze Light Festival, il Festival delle Luci promosso dal Comune di Firenze e organizzato da Muse con la direzione artistica di Sergio Risaliti. Dall'8 dicembre al 9 gennaio Firenze si riempirà di installazioni luminose artistiche, proiezioni, giochi di luce, suggestive illuminazioni di edifici, piazze e monumenti. Per un evento che si conferma tra i più importanti a livello europeo nel suo genere. L'edizione 2021 si intitola Riflessioni, dove siamo, dove andremo. Non siamo mai soli nel mondo e dobbiamo sempre riflettere a quello che accade agli altri anche. Quindi un momento di riflessione ancora maggiore dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto. Non siamo mai soli nel mondo e dobbiamo sempre riflettere a quello che accade agli altri anche. Quindi un momento di riflessione ancora maggiore dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto, in linea con la necessità di cambiamento. Dove siamo? Ci chiediamo dove siamo e dove stiamo andando, perché il futuro è per tutti noi ancora, diciamo, un momento deve essere un momento di riflessione. E il Natale si accende anche a Pistoia, tra musica e spettacoli. Vediamo. Una festa, quella dell'accensione del grande albero allestito in Piazza Duomo a Pistoia e delle luminarie natalizie, rallegrata dal coro di voci bianche dei Grilli Canterini, diretto da Lucia Caramelli, che si sono esibiti con canzoni natalizie sotto le logge del Palazzo Comunale di fronte ad un bel numero di persone. Inizia così il Natale, ricco della città di Pistoia, di tantissimi eventi, spettacoli, musica, teatro, danza e soprattutto grandi mostre da visitare, quindi l'invito ai nostri concittadini per primo è di vivere la nostra città, fare acquisti nella nostra città e anche a chi vorrà venirci a trovare sicuramente troverà una città accogliente con tanta tanta qualità e tante tante iniziative. Decorazioni natalizie proiettate sulla facciata del tribunale, il campanile impreziosito da una cascata di luci e ancora fiocchi di neve, drappi, filari e archi di luci che illuminano le altre vie del centro. E una Poppi blindata ha festeggiato l'ultimo appuntamento di Dantini in Toscana, l'iniziativa organizzata dal Consiglio regionale per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Vediamo.
In Toscana l'iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Toscana ha fatto l'ultima tappa qui a Poppi. Ma siamo in un luogo incantevole, alle spalle del castello, l'immagine di Dante, ed è bello vedere il sorriso di questi bimbi. Abbiamo cercato di voler rendere Dante popolare e avvicinarlo alle nuove generazioni, perché nella Divina Commedia c'è la storia del nostro paese, della nostra Toscana. Dante è uno dei toscani più illustri e a lui dobbiamo dire grazie, grazie per quello che ci ha lasciato, per i messaggi potenti che riusciamo a attualizzare. Ed è bello vedere il sorriso di queste bimbe. Ora, nascosto dietro la mascherina, ma è il sorriso, la possibilità davvero di ripartire in forma differente. In Casentino sono molte, molto ricorrenti le citazioni che Dante fa nella sua grandissima e straordinaria opera. Quindi ho fortemente voluto che anche Poppi fosse coinvolto in questa iniziativa che il Consiglio regionale ha lanciato per ricordare Dante, ma per ricordarlo anche in un modo popolare. Siamo qui tutti insieme a celebrare il sublime poeta, aprendo, ecco, la conoscenza anche ai ragazzi delle scuole. È proprio questo il senso dell'attività che stiamo portando avanti, collegare il territorio, quindi anche il nostro Casentino, con le scuole. Per noi avere qui la conclusione di questo percorso davanti a Castello di Poppi, dove si dice che Dante abbia anche, oltre che veramente soggiornato, abbia anche scritto alcuni canti della Divina Commedia, è già questo di per sé entusiasmante. Ma soprattutto quello che è fondamentale è aver coinvolto in questo percorso di riscoperta, di approfondimento su Dante, le giovani generazioni. E ora il teatro, andiamo a Firenze, al Niccolini, perché da domani, per tutta la settimana, torna Giancarlo Cauteruccio, torna come regista e come attore. Vediamo. Con l'ultimo nastro di Crap, Giancarlo Cauteruccio torna a Samuel Beckett, il suo autore più amato, e al suo testo guida, affrontato con successo in veste di attore e regista in due precedenti e fortunate edizioni. Raggiunti 65 anni, Giancarlo Cauteruccio, in perfetta coincidenza con l'età del protagonista, rientra nei panni del vecchio scrittore fallito e esplora nuovamente quella drammaturgia del 1958. L'inesorabile mangiatore di banane, instancabile ascoltatore della sua voce registrata, rintanato nel buio della sua stanza in compagnia del magnetofono e un numero cospicuo di bobine ben ordinate, compie un viaggio nel suo passato. Ma quel viaggio nel passato, catalogato con cura, su nastri registrati a ciascun compleanno per recuperare quel se stesso giovane, è comunque destinato a fallire. Lo spettacolo sta in scena dal 7 al 9 dicembre al Teatro Niccolini di Firenze, mentre dal 10 al 12 Cauteruccio porta Fame mi fa fame, che prende corpo da Panza, Crianza, Ricordanza, poemetto in dialetto calabrese scritto nel 2009 dallo stesso Cauteruccio. La sua fame, condizione disperante, rifugio, luogo poetico e creativo a un tempo, diviene occasione di dirompente denuncia contro l'orrore. Un lavoro della memoria, sulla fame onnivora che tutto ricorda, dove nulla è suo ma tutto le appartiene. Andiamo a Prato per il premio Arte di Parole. L'undicesima edizione del premio Città di Prato Arte di Parole Gianni Conti avrà come filo conduttore le voci, tema ispirato ad Accia Maraini, che l'anno scorso ne è stata la testimonial. Il premio è promosso dall'Istituto Gramsci Keynes con la collaborazione del Comune di Prato e l'organizzazione del Salotto Letterario Conti di Sesto Fiorentino. Quest'anno il premio è stato inserito nelle eccellenze del Ministero, questo è un motivo di grossa soddisfazione per la nostra scuola, che dà valore, prestigio e soprattutto dà quella visibilità importante. Abbiamo la partecipazione di Luca Bindi come presidente del premio. I racconti brevi, massimo 12.000 battute, dovranno essere consegnati entro il 22 marzo. È dedicato a tutti i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia, gode del contributo del Comune di Prato e della Fondazione ed è a tutti gli effetti il premio letterario della città, per giovani lettori che sono anche scrittori. La premiazione è prevista nel mese di maggio. Intanto è stato pubblicato il volume con i racconti dello scorso anno. La copertina, come sempre, è stata realizzata da uno studente del liceo artistico Brunelleschi. Questo testo, tra l'altro, è particolarmente gradevole proprio per i racconti dei ragazzi.
e oltretutto avere la prefazione di Sasha Marini era una cosa insperata all'inizio. Sor Optimist International Prato, Rotary Club Prato Filippo Lippi, Famiglia Pagnacco, il ricordo di Pier Francesco Pagnacco e la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato sono i sostenitori del premio. Queste sono occasioni che sono le benvenute per la politica dell'associazione rivolta anche ai giovani. Siamo presenti come sostenitori del premio Arte di Parole fin dalla prima edizione. E questa sera su Toscana TV l'appuntamento è alle 21.15 con A Tutto Gol e alle 23.15 con Alfred Hitchcock, che è Il peccato di Lady Considine. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci.